Volto pediatrico certamente è un volto che angoscia, no? Perché quando una malattia colpisce il bambino assume sempre una caratteristica di dramma più importante. Ma qual è il volto pediatrico? Sicuramente è il volto del neonato, e quindi di questo vi parlerà poi per esteso la dottoressa Casini. Ma il volto pediatrico è anche il volto dell'adolescente. Ci diceva il professor Tarsitani che l'attenzione, sebbene oggi l'aula sia piena, a questo problema è diminuito, di fatto è diminuita l'attenzione, e gli adolescenti probabilmente sono quelli in questo momento più a rischio. Noi sappiamo che l'età del primo rapporto è scesa moltissimo, le statistiche ci parlano di 14-15 anni in cui i nostri adolescenti hanno il primo rapporto non protetto. Non protetto perché molto probabilmente l'informazione negli ultimi anni, per motivi che non ci sappiamo spiegare, è diminuita fortemente. Quindi il nostro impegno come pediatri, come educatori, come diciamo, medici che fanno prevenzione, a mio parere è quello di entrare nelle scuole e di iniziare un'operazione di conoscenza e di prevenzione che abbatta, almeno in questa fascia d'età, questo grande problema. Ci sono malattie, la SIDS per esempio, che ha visto ridursi la sua incidenza del 60% solo grazie a campagne informative. Quindi io credo che oggi il nostro impegno è quello di creare una campagna di informazione molto stretta nelle fasce che in questo momento sono a rischio, anche perché sommerse. Credo che questa parte faccia parte della fascia sommersa, perché chiaramente l'adolescente è un adolescente sano, è un adolescente ben nutrito, non è come l'esperienza che poi vedremo, noi abbiamo fatto in Africa, ha infezione e manifesta il sintomo. Quindi oggi il mio appello è quello di lavorare come pediatri all'interno delle scuole e di portare un'informazione che sia la salvezza dei nostri adolescenti. E lascio la parola alla dottoressa Casini che ci dica la nostra esperienza. Grazie. Sono felicissimo di avere la professoressa Villa nel grande grado a parlare di studi. Dottoressa Casini, prego. Allora, buonasera. Ringrazio per la preziosa opportunità di professor Aceri e la professoressa Villa. Abbiamo visto come le categorie che sono state definite originariamente a rischio per contrarre l'infezione da HIV si sono ampliate nei primi anni 80 e abbiamo visto come la sindrome si è diffusa ad altre popolazioni, quindi ai emofilici, politrasfusi, trasfusi occasionali e anche agli eterosessuali. Ci siamo domandati quindi se la sindrome da immunodeficienza acquisita potesse rappresentare un problema in pediatria. Quando è emerso il problema dell'AIDS pediatrico? Appunto, le prime segnalazioni sono del dicembre 83 in bambini emofilici trattati con fattore ottavo e anche in trasfusi con sangue intero. Le prime segnalazioni di trasmissione da madre infetta al figlio risalgono appunto ai primi anni 80. Il problema dell'HIV in pediatria è sicuramente, come già è stato ampiamente esposto dal professor Tarsitani, un problema predominante. Vediamo che appunto i casi pediatrici nel mondo sono dei viventi con HIV, dati che risalgono al 2007, sono in una percentuale importante, un 7,5% di casi pediatrici. In Italia, appunto dall'inizio dell'epidemia ad oggi, ci sono 62.000 casi segnalati di sindrome da immunodeficienza acquisita, di cui 716 in età pediatrica. Importante la modalità di trasmissione, il 93% di questi da trasmissione verticale. Ci sono per anno circa 100 nascite di bambini con HIV. È chiaro che grazie all'effetto della terapia antiretrovirale sono aumentate le persone che convivono con questa diagnosi. La modalità di trasmissione che più interessa noi pediatri è appunto la modalità verticale, quindi da madre infetta al figlio. Questa può avvenire o durante la gravidanza o al momento del parto o con l'allattamento al seno. La via più frequente è il momento in cui più frequentemente si trasmette è il momento intrapartum,
per il contatto con sangue e secrezioni cervico-vaginali, in misura minore per via transplacentare durante la gravidanza oppure dopo il parto. La frequenza della trasmissione verticale è variabile tra le varie casistiche e i vari territori. Vediamo da un 20% in Europa fino a un 40% in Africa. Probabilmente questo perché i criteri di arruolamento di questi lavori erano differenti e probabilmente anche per i fattori materni e per le caratteristiche del virus. In Italia, secondo stime recenti, una su mille madri nati vivi è sieropositiva per anti-HIV. Ogni anno ci sono 500 nati da madre HIV che sono tutti positivi per trasferimento di anticorpi materni, quindi non hanno realmente l'infezione ma hanno gli anticorpi della loro mamma. E infatti poi di questi realmente infetti saranno solamente una piccola percentuale, un 20%. Cosa possiamo fare per ridurre la frequenza della trasmissione per via verticale? Innanzitutto possiamo agire sulla modalità del parto e quindi consigliare chiaramente nei casi di anamnesi nota un parto cesareo. Poi il lavaggio del canale da parto, ma vediamo che questa misura non ha avuto dei buoni risultati. Il trattamento intrapartum o solamente della madre o anche della madre e del neonato con farmaci antiretrovirali oppure immunoprofilassi passiva o della madre e del neonato o solo del neonato, in più l'immunoprofilassi attiva che è un miraggio. La prevenzione della trasmissione verticale appunto si attua maggiormente consigliando il taglio cesareo. Vediamo che si scende da un 13%, 11% di trasmissione verticale via parto vaginale a un 8,4% se si utilizza il taglio cesareo di elezione. Per quanto riguarda il lavaggio del canale da parto sono state proposte alcune soluzioni, alcune quali la clorexidina, ma questo si è visto che in questi trial clinici non c'è stato beneficio sulla trasmissione di HIV, sebbene sia stato riscontrato un effetto positivo per ridurre l'ospedalizzazione e comunque ridurre i casi di sepsi. Invece con la terapia antiretrovirale al momento del parto alla madre, in realtà sia al momento del parto ma anche prima per quanto riguarda la mamma, dal 14 anche fino alla 34esima settimana di età gestazionale e intrapartum al bambino con appunto la ZT al momento del parto. Questo ha ridotto la trasmissione dal 25% nei controlli all'8,3% in questi bambini che sono stati trattati sia dalla mamma sia in gravidanza che al momento del parto. La trasmissione postpartum invece in realtà si attua maggiormente con l'allattamento. Nei paesi industrializzati è chiaramente raccomandato l'allattamento artificiale, invece però nei paesi in via di sviluppo l'Organizzazione Mondiale di Sanità raccomanda comunque di mantenere l'allattamento materno perché il beneficio supera di gran lunga il rischio della trasmissione dell'HIV. Qualsiasi sia la modalità di trasmissione, abbiamo visto quindi per noi la via verticale, cosa succede, qual è il destino naturale dei nati da una madre HIV positiva? Abbiamo in questi bambini la persistenza degli anticorpi materni fino ai 10-18 mesi di età e quindi solo la presenza di anticorpi oltre il 18esimo mese di vita sarà indicativa di infezione. La maggior parte dei bambini infetti avrà segni clinici di malattia entro i 24 mesi di età. La diagnosi si avvale appunto di test sierologici che ricercano gli anticorpi o di test virologici. E prima di eseguire qualsiasi test per HIV sul bambino deve essere richiesto il consenso informato ai genitori o agli eventuali responsabili legali.